E allora, io mi porto sempre più avanti perché qui si lavora sodo nel montaggio dei tatami per l'esibizione di 3 società di Jiu-Jitsu. Vado a presentarle, sono la Lino Team, la Tegliese, la Damun, che fanno parte dell'Associazione Italiana Jiu-Jitsu diretta dal maestro Dario Quenza, un'associazione che nel corso di questi ultimi anni ha brillato in campo internazionale, portando a Genova gli europei nel 2012 e nel 2013 invece proprio una settimana fa a Loano c'è stata la Mediterranean Cup, quindi un altro appuntamento molto importante di livello internazionale, un'associazione in continua crescita e mi fa piacere ricordare che molti atleti sono molto bravi, tipo questo ragazzo che mi sta passando dietro, Luca Cirelli della Tegliese, e ragazzi che difenderanno i colori azzurri alle prossime manifestazioni, gli europei di Waldorf e poi più avanti ci saranno i Combat Games e i mondiali in un capitolo ricchissimo dedicato al Jiu-Jitsu. Noi partiremo, tra poco finirò anche giù dal palco. Posso sporcarle le matassine? No, mi metto di là. Sì? Allora mi metto un attimino sopra. A me è concesso, posso salire sopra le materassine, ma solo per oggi, perché non si sale con i piedi. E partiremo con la Lino Team. Io prego Matteo Repetto di raggiungermi qui, al centro del palco, si stava ancora probabilmente cambiando. È arrivata anche la Damun, perfetto. Saranno i secondi, chiuderà la Tegliese, qui tutto in tempo reale. Che cosa ci proporrete questa sera? Beh, tanto proporremo una parte di Jiu-Jitsu, proporremo una parte del Jiu-Jitsu che è il combattimento del fighting system, una delle discipline agonistiche del Jiu-Jitsu. È una disciplina dove si parte a combattere a distanza, con dei colpi, atemi di pugno e di gamba. Nel momento in cui i due atleti fanno la presa sul judogi dell'avversario, si parte a combattere con le prese e con la lotta a terra. Una cosa simile al judo, ma con le sue regole, con le sue peculiarità particolari. Ecco, mi preme ricordare che, come per la danza prima, anche il jiu-jitsu necessita di maggiori spazi. Diciamo che col tip-tap ci è andata bene perché c'era solo quel quadrato di cui Giulia disponeva e quindi io direi che possiamo procedere lasciando spazio al Lino Team. Sarai tu, Matteo, vicino a me a illustrare tutto quello che accadrà su questo tatami. Assolutamente sì. E allora ci spostiamo in esterna. Siamo già d'accordo anche con le musiche da mandare e allora partiamo. Da cosa partiamo? Tanto partiamo col fare il saluto perché insomma abbiamo 3 istruttori che sono super qualificati per avere il saluto dei loro allievi e poi da qui vedremo una serie di esercizi, partiremo dalle cose più propedeutiche, quindi le cadute che sono le prime cose che si imparano nella nostra disciplina, in generale nelle discipline marziali. E poi piano piano costruiremo un piccolo combattimento, quindi partiremo da qualche sequenza di allenamento per poi giungere al combattimento vero e proprio. Quindi facciamo il saluto e poi partiamo. E allora, dicevamo, si parte da un'attività di base, dalle... Partiamo da qualcosa, sì, di base, che sono le cadute, perché sicuramente il primo scopo del jiu-jitsu è il sapersi difendere, l'autodifesa e quindi prima cosa l'incolumità dei nostri atleti e dei nostri bambini. Con la caduta, grazie al tatami, abbiamo la possibilità di fare delle cose che in altre discipline sportive non si possono fare perché con la superficie morbida che tutti vedono è possibile fare delle capriole, delle cadute che se facessimo sull'asfalto avremmo sicuramente dei traumi notevoli. Questo poi a prepararsi in futuro a un eventuale sviluppo all'interno dell'autodifesa e quindi perché no provare a riprodurre anche questi movimenti su delle superfici differenti. Quindi tutto sia dalla pratica sportiva tende poi al concetto finale di autodifesa.
Senti Matteo, una disciplina, il jiu-jitsu, che è consigliabile iniziare a quanti anni? Ma diciamo che un pochino dipende dalle predisposizioni singole dei bambini. Diciamo che se vogliamo indicare un'età standard possiamo indicare i 5 anni come il nostro Nicolas, che giovanissimo, 5 anni, che bello. 5 anni, è importante che per loro a 5 anni sia soprattutto un gioco e un modo di provare delle esperienze motorie nuove, come appunto il rotolarsi, il cadere, lo stare a contatto con un compagno, e da lì poi attraverso le varie esperienze motorie si passa poi a qualcosa di più simile al jiu-jitsu, quindi si introducono i vari elementi dai colpi, quindi i pugni, i calci, per poi passare alla lotta con le prese, le immobilizzazioni e quant'altro. Ecco, quante vertebre potrei rompermi facendo un salto di quel tipo? Poche. Nicolas non se ne rompe nessuna, anche te nessuna, avete più o meno la stessa età, quindi lo stesso peso, no, forse io ancora lo batto. E ora quindi ancora procediamo con queste dimostrazioni. Qui piano piano stiamo andando sempre su un qualcosa di un pochino più ricercato. E adesso passeremo alle prime abilità di base che vengono richieste nel jiu-jitsu, quindi metteremo insieme le cadute che abbiamo visto finora e alcune tecniche di pugno e di proiezione con cui i ragazzi si esercitano poi al combattimento finale. Appunto, abbiamo deciso di andare per gradini, partire da qualcosa di iniziale e poi andiamo sempre più verso il combattimento. Alla fine avremo anche qualche combattimento, abbiamo un arbitro. Tra le nostre file abbiamo un arbitro internazionale che ha raggiunto recentissimamente il grado di arbitro continental di fascia A, quindi il massimo grado che abbiamo in Italia di arbitri di questa disciplina. Quindi per noi è sicuramente un motivo d'orgoglio e di grande aggiornamento per tutti noi, perché insomma abbiamo sempre bisogno di essere aggiornati sulle novità regolamentari in campo internazionale, e avere una persona che è all'interno del gruppo di arbitri europei c'è sicuramente d'aiuto. Lino Team, che si trova dove? Lino Team da quest'anno si trova a Villa Gentile, a Genova Sturla, dove c'è l'anello di atletica, e è una sede nuova perché per il primo anno abbiamo aperto questi nuovi corsi in Villa Gentile. Sicuramente è stato un po' un ripartire da zero, è stato un po' un mettersi nuovamente in gioco dopo che per tanti anni avevamo avuto una situazione consolidata, e bisogna dire che sicuramente come primo anno è stato un grande successo, forse non ce lo aspettavamo nemmeno noi. Qui si strattonano? Qui si strattonano, poi è una disciplina che uno dice le donne fanno chissà se riusciranno o non riusciranno, invece le donne si strattonano più degli uomini. Non mi sembra si stiano scambiando molte gentilezze. No, anzi, soprattutto poi quando facciamo allenamento una donna con l'uomo è ancora meno gentile che tra donne, quindi insomma non è propriamente una... non è solamente una disciplina maschile, anzi, sicuramente abbiamo sempre modo di vedere che nelle donne c'è un grande livello tecnico. Appunto, qui ci stiamo piano piano avvicinando alla prova di gara. Abbiamo visto prima i bambini all'opera e adesso abbiamo modo di vedere gli agonisti in alcune esercitazioni che solitamente si svolgono per inquadrare un pochino tutte e tre le parti del combattimento del Jiu-Jitsu Fighting System. Abbiamo visto la parte a distanza con i pugni, i calci, poi abbiamo visto la parte con le prese e infine abbiamo visto la parte della lotta a terra, che sempre più spazio sta prendendo all'interno della nostra disciplina. È stato anche portato un sistema di gara nuovo all'interno della Federazione Europea che prevede solamente la lotta a terra, e quindi è un settore su cui c'è particolare interesse in questo momento all'interno dell'ambiente. Vediamo queste giovanissime leve della Lino Team impegnate in simulazioni di combattimenti. Una bellissima disciplina, il jiu-jitsu. Ricordiamo il metodo a cui vi ispirate? Ma il metodo a cui noi ci ispiriamo è il metodo Bianchi. Metodo Bianchi che nasce proprio a Genova. Il maestro Bianchi
per primo ha portato questa disciplina a Genova e in Italia. In particolare questa la disciplina del fighting system esula leggermente dal metodo Bianchi, in quanto è una disciplina nuova, moderna, con dei regolamenti fatti apposta per i ragazzi in modo che possano apprendere tutte le basi. Lo studio del metodo Bianchi vero e proprio nella nostra palestra è posticipato a un'età un pochino più adulta, in cui si ha una maggiore consapevolezza dei propri mezzi tecnici ed è possibile andare a utilizzare quello che si è imparato precedentemente da bambini in un'ottica più di autodifesa e quindi di studio vero e proprio della tecnica, come aveva portato il maestro Bianchi. Ho capito che adesso si fa sul serio perché le ragazze si sono tolte gli occhiali. Abbiamo un po' aumentato, ci stiamo avvicinando verso il prodotto finale, il combattimento del fighting system. Qui siamo in una fase di combattimento accettato tra i due atleti, in cui gli atleti provano le tecniche e impostano le loro combinazioni, quindi provano le combinazioni in prima parte, in seconda e in terza parte. Ricordiamo che per andare a vincere un combattimento di fighting system, godiamoci l'applauso. L'applauso che... Dicevamo che per vincere un combattimento di fighting system è necessario portare un ippon, ossia un punteggio massimo, quindi una tecnica eseguita correttamente, con controllo, in modo veloce e pulito tecnicamente, sia nella prima parte, quindi nella parte che prevede i calci e i pugni, sia nella parte a contatto, quindi nella fase di proiezione e di squilibrio dell'avversario. Ecco, questo era qua, era Ippon, era Ippon, un bel applauso. E infine un Ippon nella terza parte, quindi con l'immobilizzazione dell'avversario al suolo per più di 15 secondi, oppure portandolo alla resa attraverso una leva articolare o un soffocamento. Quindi è un combattimento sicuramente completo e nel quale possiamo apprezzare degli elementi sia del judo, sia del karate, sia della lotta a terra, di quello che adesso è chiamato Brazilian Jiu-Jitsu. Quindi che succede adesso? I due non erano in grado, vediamo. Ma bravissimo! Un bello smacco, eh? È un bello smacco, ma è una disciplina bella, perché devo dire che c'è sempre da imparare da tutti e anche noi insegnanti. Anche dai più piccini. Assolutamente, devo dire che fare l'insegnante dei ragazzi più giovani è un'esperienza che restituisce più di quello che in realtà noi gli diamo. Tutti i giorni abbiamo da imparare dai loro movimenti, dai loro comportamenti e quindi diventa veramente uno scambio in cui ognuno dà quello che ha e lo mette sul palco e lo mette in gioco. Combattimento adesso, ci siamo? Siamo arrivati al prodotto finale, siamo arrivati. Aiutami, calzette rosse chi è? Calzette rosse Giulio Catenelli, esordiente, primo anno esordiente, quindi è il primo anno che può combattere con un regolamento completo, perché fino ai 12 anni c'è un regolamento che limita determinate azioni per proteggere l'incolumità dei ragazzi e degli atleti e quindi per permettere a tutti, a partire già dai 5 anni, di poter fare la competizione. E invece calzette blu? Calzette blu, non lo vedo più, dov'è? Eccolo lì, calzette blu è Giulio Carlucci, lui più piccolo d'età. Quest'anno nelle gare che ha fatto è andato molto bene, è sempre riuscito a piazzarsi nelle prime posizioni. Chissà che prima o poi non riesca a fare meglio dei suoi maestri, vedremo un po' cosa riuscirà a fare. E ora una cintura gialla, una cintura arancione, e se le mie reminiscenze in materia praticata non era proprio jiu-jitsu, non dico che cosa, non mi tradiscono, l'arancione è quella, diciamo, più esperta della gialla. Arancione è? Arancione Luca Mantero, super appassionato della nostra disciplina, una grande tenacia, una grande forza su quello che fa sul tappeto. Anche lui ha avuto degli ottimi risultati, ma diciamo che tutti hanno avuto degli ottimi risultati
perché tutti quanti si sono impegnati e hanno dato il meglio di loro sul tappeto, hanno preso questa disciplina con molta serietà, costanza nell'allenamento, e quindi poi i risultati, come in tutte le cose, vengono. Quando ci si impegna in una cosa, si ha passione, sicuramente si ottengono dei risultati. Ecco, stiamo per arrivare al combattimento di quelli un pochino più grandi. Così togliamo gli occhiali. Così concludiamo questa carrellata. Questo combattimento abbiamo con le protezioni rosse l'istruttore Costantini Cica e con le protezioni blu l'istruttrice Chiara Forte. Entrambe sono state titolari della nazionale italiana in passato. E Cica Costantini ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati del mondo, ai campionati europei Under 21. Chiara Forte è stata quinta al mondiale Under 21 del 2009 ad Atene, quindi sono due atlete di alto profilo, sono due atlete di alto profilo e sono le responsabili dei corsi giovanili della nostra società. Quindi diciamo che pure tu tanto scarso non sei, perché sei azzurro. Io sono stato azzurro, ho partecipato al mondiale. Non alla Fantozzi 30 anni fa. Beh, sono stato pochi mesi fa azzurro, ho partecipato al mondiale a Vienna, e dove sono arrivato anch'io al quinto posto, quindi ho sfiorato di poco la medaglia. Peccato che l'ho solo sfiorata, ma comunque in passato ho partecipato anch'io al campionato del mondo, al campionato europeo junior, e quindi queste sono state le mie esperienze, le esperienze in campo azzurro. E allora siamo giunti al termine dunque della nostra esibizione. Abbiamo fatto tutto il percorso, siamo partiti dalle cadute e siamo giunti infine al combattimento. Ecco, concludiamo sempre con il saluto, perché la nostra disciplina, insomma, prevede un certo rispetto verso l'insegnante e ma anche una sorta di rispetto verso i compagni della palestra, perché è giusto che si rispettino tra di loro e che ci sia l'eguale stima e rispetto tra tutti i componenti. Ce le diamo di santa ragione, ma poi ci salutiamo e ci riabbracciamo. Complimenti ai ragazzi della Lino Team, complimenti, grazie a Matteo Repetto. Ricordiamo ancora come fare per mettersi in contatto con voi. Ma per mettersi in contatto con noi ci potete trovare presso la nostra sede di Villa Gentile in via Vittorino Era, oppure c'è la mail della palestra asd.lino.team@gmail.com, e lì avrete sempre pronta risposta su tutte le informazioni richieste. Grazie a Matteo Repetto, grazie alla Lino Team. E ora cosa sta succedendo di nuovo qui? Escono sempre cose strane che poi si rivelano essere belle, bellissime, caro Antonio. Però io vedo un pugnale, un quarto di vino, sì, dei fiori. È un'altra esibizione di un altro protagonista davvero eccezionale. Questo ragazzo che vedrete oggi da diversi anni in Italia, arrivato qua inizialmente come tanti artisti dell'Unione Sovietica, dell'ex Unione Sovietica, nel parco giochi di Gardaland. Poi ormai da parecchi anni in Italia, lui arriva dal circo di Stato di Mosca. Il suo nome è Oleg Murzintsev, più molto particolare a dirsi. Ci farà un semplice piccolo estratto di uno spettacolo molto più strutturato, tutto di arte circense, se così si può definire, chiamato Bucanieri Show. È ambientato appunto nel mondo dei pirati, per quello le spade e quant'altro. La sua è veramente un'esibizione di un'eccessiva difficoltà, davvero da guardare in maniera molto attenta. A questo punto non ci rimane che lasciare spazio all'ultimo ospite e poi nuovamente sport fino alla fine della serata. Ricordo, dopo l'amico Oleg toccherà alla Damun nel Jiu-Jitsu. Bene, allora signore e signori, con piacere che vi presento qua sul palco in questa notte magica di stelle nello sport, Oleg Murzintsev con Pirates Sword. Buon divertimento.
signori, Oleg Murzintsev dal Circo di Mosca, il nostro ultimo ospite eccezionale. Adesso si va avanti, grazie, un bel applauso. Bravissimo. Bravi, scappi Oleg, ma dici qualcosa anche qui, dopo quanti anni, in russo possibilmente, visto che qui capiamo poco tutti l'italiano. No, scherzi a parte, anche qui, ma quanti anni di abilità e quando nasce la passione per un passatempo del genere? Vabbè, la passione nasce da bambino avevo 13 anni quando ho iniziato frequentare, diciamo, corse circensi, è diventato il mio lavoro. Un bellissimo lavoro, che davvero, che consigli si può dare a chi avrebbe piacere di provare a dilettarsi in questo che poi può diventare un lavoro? Più che altro, prima deve divertirsi te stesso, cioè, e se ti diverti, riesci a trasmettere il divertimento agli altri, si vede che ce la fai. Un forte ringraziamento a Oleg, un bellissimo applauso. Abbiamo spezzato così il jiu-jitsu e ora li vedo arrivare, dovrebbero essere proprio loro, gli amici della Damun, eh? Facciamo un bel applauso. Maestro Petrolini, ci portiamo di qua così... Dobbiamo pulire. Se avessimo uno straccetto daremmo una mano agli amici della Damun. Vediamo di trovarlo. Intanto chi è che mi dice qualcosa sulla società? Lui, è lui l'unico deputato a parlare? Intanto che arriva lo strumento di pulizia, diciamo qualcosa sulla società? Di qualcosa, cioè, qui è un rimpallo, siamo qui con... Io sono la maestra Erika Schianchi, loro adesso faranno delle esibizioni di difesa personale, fondamentalmente il Damun è uno stile che si basa sulla difesa personale, sia da età proprio di bambini di 5 anni fino agli adulti. Un'attività che dove conducete? Noi siamo in via Posalunga. E facciamo corsi sia per piccolini. Non distraiamoci da vedere il maestro che pulisce il tatami, un'immagine bellissima, anche questo è sport. Anzi, direi Vittorio Tonello, un'immagine che avrebbe vinto il premio fotografico Carlo Nicali probabilmente. E, niente, noi facciamo corsi sia per bambini che per adulti. Di fatto non è, la difesa personale non è l'unica cosa che fanno, nel senso che comunque partecipiamo e facciamo anche gare di judo e di jiu-jitsu come il fighting, quello che avete visto prima. E allora, se il tatami è sufficientemente pulito, tatami che mi ricordava la maestra Donatella D'Antonio, ancora porta i petali di rosa dell'esibizione della Cookie One della Notte Magica 2011, quindi... è ormai diventato qualcosa di storico, di coreano. E quindi, maestro, possiamo cominciare? Eccoci qua. E allora, al saluto, si parte sempre da questo. Che cosa vediamo? Vediamo delle tecniche di difesa personali. Perché appunto, come ha detto Erika, noi ci basiamo molto sulla difesa personale e facciamo vedere diversi livelli, quello che fanno i ragazzini, poi quello che fanno i più grandi ragazzini, che poi ovviamente fanno anche attività agonistica sia di jiu-jitsu con fighting system sia di judo con attività giovanile, e anche come adulti. La ragazzina con le braghe nere, per riconoscerla, è campionessa nazionale di judo WISP. Tra l'altro veramente bisogna subito cogliere quella che è la sintonia dei movimenti di queste ragazze, che sono giovanissime. Quanti anni hanno? Sono sugli 11 anni perché come età. Ed è già campionessa nazionale, complimenti. Vediamo...
lontani dal muro, l'indicazione che le diamo a queste ragazze, che davvero devo nuovamente sottolinearlo, è bellissimo il fatto che anche negli spazi stretti si riesca comunque a regalarci dei momenti importanti dal punto di vista della promozione dello sport. Questa è tutta attività di base ed è quanto più ci piace sottolineare, che quest'anno, che soprattutto siamo nel ricordo dell'amico Carlo Nicali, presidente del CONI Genova, purtroppo scomparso a fine dicembre, lui amava sicuramente più l'attività di base che il vertice, perché da qui che poi si vedono i valori dello sport e si costruiscono i campioni del futuro. Maestro Petrolini, adesso che cosa vediamo? Vediamo sempre tecnica di difesa personale a livello un pochettino più, diciamo più difficile, a livello un po' più alto. Il corso adulti è praticamente basato tutto sullo studio della difesa tecnica del nostro stile, mentre appunto i bambini, il corso piccoli, è basato anche sulla preparazione atletica al combattimento sportivo. E qui se non si impara a cadere bene ci si fa del male. Sì, c'è proprio tutto uno studio di base, quello che fa parte di tutte le arti marziali, per poter fare le tecniche senza danno, anche perché il corso amatoriale va più che altro da persone che studiano, che lavorano, quindi il giorno dopo devono andare a fare un'attività e non possono andare certi in ufficio con gli occhi neri. Eh sì. Braccio rotto. Occhi neri o braccio rotto, beh. Meglio prevenire. Questo è un bel balzo, eh? Eh sì, questo è un bel balzo. Infatti poi la difesa personale, come abbiamo visto nel corso adulti, è un pochino più realistica, un pochino un po' più dura di quella che fanno i ragazzini che adesso vedremo. Eccole, 11 anni, queste due ragazze, che pure hanno grinta da vendere e ce lo dimostrano subito. Come si chiama questa caduta? Ma questa qua è una caduta in avanti basata su una tecnica di Goshi Vaza. Ecco, era questo che cercavo, il termine tecnico. Goshi Vaza sono le tecniche di Anka. Il nostro stile è uno stile abbastanza libero, si basa su attacchi reali studiati per strada, secondo i quali sono stati studiati delle tecniche di jiu-jitsu e judo tradizionali, cioè di arti marziali tradizionali, perché non facciamo solo tecniche di jiu-jitsu, facciamo anche tecniche di judo, di aikido, per trovare la migliore difesa al tipo di attacco studiato proprio. È stato, i fondatori dello stile hanno studiato proprio per strada gli attacchi, quelli di tutti i giorni da poter utilizzare. Ora si passa al bastone. E anche a un livello giovanile facciamo usare le armi in modo che abbiano la conoscenza dell'arma, dell'attrezzo, e imparino a conoscerlo prima di arrivare. Non riusciamo a toglierlo finché non ci diamo una porta dentro. Dobbiamo togliere il coltello? E ora qui siamo grandi, eh? Continuiamo appunto con i grandi, con tecniche un pochettino, non dico più elaborate, ma tirate in una maniera un pochino più dinamica. E appunto prima abbiamo visto una tecnica biancata, proprio anche questa, proprio del judo, mentre poi appunto la seconda era una tecnica più da strada. Ecco, quale differenza sottile oppure importante c'è tra queste due discipline, judo e jiu-jitsu? Tra judo, il judo è stato creato dal maestro Kano come forma educativa rispetto al jiu-jitsu, che in Giappone in quel momento era una forma di combattimento più libero, più da difesa. Per quello noi facciamo jiu-jitsu, essendo il nostro un jiu-jitsu di autodifesa, e facciamo fare ai bambini, specialmente fino a una decina di anni, principalmente judo, per poterlo fare come attività
giovanile di studio e di preparazione, poi passiamo anche al fighting. E ancora queste due giovanissime ragazze, il saluto, combattimento? No, no, lo facciamo vedere solo tecniche di difesa. Miglior attacco spesso è la difesa. Facciamo vedere tecniche di difesa in quanto appunto la nostra scuola si basa principalmente sulla difesa, cioè le tecniche di difesa personale, sia per adulti che per bambini, quindi le altre palestre sono molto più specializzate di noi in quello che è il combattimento. E allora vediamo proseguire questo incontro. C'è parecchia attenzione all'equilibrio nel jiu-jitsu, è così? Sì, attenzione all'equilibrio, alle posizioni, perché innanzitutto lo studio della posizione fa sì che non ci si faccia male quando si tira una tecnica. Una posizione sbagliata può essere la deteriore anche contro per noi stessi. Applausi. E ora combattimento uomo-donna? Uomo-donna, la difesa un pochino più elevata con tecniche che vengono preparate in palestra di proprio di difesa personale. Quanto appunto il corso amatoriale, abbiamo detto per tutti. Caso che l'uomo ha sempre la peggio. Eh sì, è molto pubblicitario. Quindi non è bello far vedere un uomo che picchia una donna. Insomma, reclamiamo le pari opportunità per gli uomini, che ogni tanto devono anche loro mandare al tappeto le donne. Non in questo caso. Esatto, questo. Abbiamo corsi appunto di difesa, prepariamo difese femminili. In percentuale avete più uomini o più donne? Abbiamo in percentuale più bambine. Abbiamo un forte numero di ragazzine rispetto ai maschi, mentre contro adulti è molto più la presenza maschile. Ma nel corso ragazzi sono molto di più le fanciulle. Sempre il saluto, vediamo ancora competere le due ragazze. Step by step, passo dopo passo, andiamo a conoscere tutte le peculiarità del jiu-jitsu, dove abbiamo capito che è importante cadere bene per non farsi male, è importante l'equilibrio, è importante sviluppare l'approccio alle tecniche in maniera corretta. Ecco, tecnicamente quando si diventa abili? Verso tecnicamente non si diventa mai abili, c'è sempre da imparare. Quindi diciamo che verso la cintura verde si incomincia a muoversi e a comprendere quello che si fa più seriamente. Ma bella questa mossa. Sì, uno può andare avanti a studiare sempre. Il bello delle arti marziali è quello che uno può studiare fino all'ultimo giorno delle pratiche. Bel applauso. E che succede qui? Ah, ci private del maestro, sono felice di commentarlo. E allora vediamo che succede. Ale, l'uomo ha sempre la peggio. Cade bene il maestro. Chiede subito, alza subito bandiera bianca. E questo è un colpo che deve fare parecchio male. C'è la resa? No. Si prosegue? No, ok, basta. Direi che ha subito abbastanza il maestro. Siamo al momento del saluto. Un grazie alla Damun, al
maestro Petrolini, un giro di nomi, un giro di nomi. Erika Schianchi. Elisa Berlasconi. Arturo Benzi. Simone Tuccio. Ilaria Tuccio. Silvia Giacobbe. Greta Giacobbe. Ah, ma siete parenti, sorelle. Chi è più grande? Lei. Joseph Gava. E allora ancora un bel applauso per la Damun. Ebbene, dopo la Lino Team, dopo la Damun, dopo i primi due capitoli del Jiu Jitsu, ce ne siamo voluti regalare un terzo. Li abbiamo evocati in precedenza, si stanno scaldando, io li chiamo salita in stile americana. La Tegliese, un bel applauso. Siete tanti, quindi cerchiamo di ben disporci lungo questo palco. Vi devo salutare tutti quanti uno a uno. Ecco qua i ragazzi della Tegliese che si schierano. Società che tra l'altro conosce bene questo palco, perché non più tardi di 24 ore fa ci è salita in quanto una delle 10 regine del trofeo Royal Caribbean nel Galà dello Sport, quindi davvero complimenti. Io mi vado a ripiazzare dall'altra parte prima del saluto. Chi mi assisterà in cabina di regia? Ah, Donatella, grazie. E allora, questo giusto per scaldarci. Certamente, sì, sì. Tutti gli allenamenti, oltre al riscaldamento solito di ginnastica, poi proseguono con le cadute che sono basilari, cioè voglio dire, o sai cadere o ti fai male. Quindi iniziano proprio qui, abbiamo diverse cinture, dalla cintura bianca a delle cinture più alte come le nere, i bambini iniziano con le cadute. Benissimo, facciamo adesso una caduta avanti, ok, dei maschemi. Andiamo con le cadute pesanti, ragazzi, via. Queste cadute pesanti sono propedeutiche per le cadute del duo system. Allora davvero la Tegliese ci proporrà un ricco programma di Jiu Jitsu, ieri una sfilata proprio qui sul palco della Sala Grecale e oggi l'esibizione. E beh, qui poche quote rosa. Sì, no, no, Quote Rosa noi ne abbiamo parecchie in palestra, anche se sicuramente... Perdono tutte le donne. Sì, 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 eccoli. Queste sono tecniche, anche queste sono propedeutiche all'Accademia, che comunque che poi vedremo sul tatami, la facciamo questa sera, che anche lì è una specialità del Jiu-Jitsu, solo esclusivamente italiana, quindi non si trova da nessun'altra parte. E qui sono, iniziamo a provare a fare le varie cadute, a imparare a cadere. Ok, benissimo. Sul tatami chiamiamo adesso tutti i bambini, quelli più piccoli, che faranno fighting, certo. Coppie così, Letizia con Laila, Simone con Samuel. Ok, ora qui facciamo vedere un pochino di fighting system, quindi il combattimento che solitamente i ragazzi portano in gara. L'istruttore Manitto guarda che i bambini non si facciano male, li ferma nel momento opportuno. Proprio domani abbiamo una gara a Casella, che è la Coppa Italia Centro Nord, e questi bimbi saranno tutti sul tatami a combattere. E non è molto diverso da quello che ha detto l'istruttore Repetto poco fa, e quindi è un lavoro che parte da in piedi con gli atemi, quindi colpi di calci e pugni, per e poi proseguire con le prese per portare l'avversario a terra e finire con il bloccaggio a terra. Siamo quindi
sfogliando tutte le pagine del libro della Tegliese, ovvero tutte le esibizioni, le esercitazioni, che poi via via diventeranno sempre più complesse, vero Donatella? Sì, assolutamente, chiaro, si parte dai bambini e poi si va avanti. Noi abbiamo una grande fortuna, abbiamo un grande tatami in palestra e facciamo attività con bambini e grandi insieme. Questo permette ai piccoli di vedere i grandi e questo fa molto bene a loro, perché tendono a imitare i compagni più grandi. Ecco, ok, bravissimi. Le stesse coppie, fermatevi e facciamo alcune tecniche di settori. I settori sono tecniche che ha portato direttamente il maestro Gino Bianchi qui a Genova. A me piace ricordare che il mio maestro è il maestro Luciano Mazzaferro, è una delle cinture del maestro Bianchi, quindi così arriva direttamente da lui l'insegnamento a questi bambini. Le tecniche dei settori sono 100, non sono poche. Per arrivare ad avere la cintura nera all'esame devi saperle tutte 100, non è facile. E se ne sai 10 rimani bianca? Per essere, solo che per essere gialla devi saperne 20. E quindi è impegnativo. Sono tecniche codificate che sono uno studio della difesa personale realistica che poi i più grandi vanno a portare. E da lì nasce tutto, nasce il fighting, nasce il duo system, nasce tutto il jiu-jitsu, il metodo Bianchi. Tra l'altro, come la Damun, anche la Tagliese abbiamo potuta conoscere inizialmente, oltre che nelle precedenti esibizioni della Notte Magica degli anni passati, anche in occasione di Fiera Primavera, quest'anno al 20 di marzo, protagoniste sul nostro palco Fiera Primavera, uno dei tanti appuntamenti di stelle nello sport. E allora qui si procede, non ci si ferma mai. Adesso che cosa si fa? Sono parate? Sì, i settori, come dicevo, sono 100 tecniche, sono divise in lettere A, B, C, D, E, e ogni categoria ha una caratteristica. Gli A tendono agli squilibri, i B alle proiezioni, i C che hanno fatto adesso sono le leve articolari, il D, che sono le tecniche che stanno portando adesso, sono legati al strangolamento e ai soffocamenti, e quindi infatti sono delle leve, leve sul collo o strangolamenti. E invece l'E, che è quello che fanno adesso, è diciamo un insieme dei quattro settori ed è propedeutico alla difesa personale. Di solito gli E sono dei settori un po' più anomali rispetto agli altri. Okay? L'ultimo E, così fanno tutti i bambini, fanno vedere quello che sanno fare. Bravissimi. Benissimo. Invece adesso sul tatami chiamiamo le coppie di Accademia. Noi quest'anno abbiamo avuto il campionato italiano di Accademia proprio il 28 di aprile a Manesseno, e queste sono le coppie che abbiamo portato. L'Accademia dura un minuto, qui chiaramente non lo possiamo fare, sono tutte tecniche, quelle che portano i ragazzi adesso sono tecniche volanti. La gara di Accademia si svolge coppia contro coppia, e un minuto per ogni coppia, vince la migliore, chi ne fa di più, chi li fa meglio, chi fa le più violenti e quant'altro. Qui vediamo Simone Benedetti e Letizia Patuano, sono chiaramente una coppia mista. Bravissimi, bravissimi. Ma poi nascono ogni tanto degli amori nel jiu-jitsu da questi? Sì, sì, ora ve ne presento un paio. Mattia e Sonia, ecco, vedi, proprio lo sapevi, ok? No, mica, mica a caso, ok. Loro, anche loro sono arrivati secondi ai campionati italiani e sono anche una coppia, quindi vedi, è nata nel jiu-jitsu e siamo riusciti a farlo. Bellissimo vedere, cioè magari poi dopo vanno a cena assieme, prima invece si picchiano come dannati. Sì, sì, sicuramente. No, l'Accademia è una competizione dove non c'è un contatto fisico come il fighting, ok? È tutto molto concordato e ci vuole tanto lavoro, è molto. Ecco, Sonia che è caduta fuori.
Bravissimi, ok. Bravissimi. La prossima coppia invece è la detentore del campione, sono campioni italiani di Accademia, sono Cristian Parodo e Monica, che è la sorella di Sonia. Coppia, coppia. No, 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 loro non sono coppia, coppia, loro sono solo coppia nell'Accademia, almeno per ora. Non lo sappiamo. E allora veramente continuiamo con uno spettacolo di prima qualità, l'Accademia. Due atleti, coppie miste che ci deliziano con cadute, salti, proiezioni di tutto e di più, che ci fanno ammirare questa disciplina che ha fortissimi tratti genovesi. Insegnamento, ricordiamo, del maestro Gino Bianchi. Qui si procede. Campionato Italiano Accademia, ricordiamo che si è svolto a Maneseno. Per loro tecnici è insomma una bella soddisfazione. Ma in questo modo a casa si disputano l'ultima fetta di torta? Sì, povero mio marito, che è l'unico che non fa jiu-jitsu, poverino. Sì, no, no, questo è il modo per... Ora, chiaramente qui un pochino, insomma, si aiutano, diciamo così, che un incontro di fighting è un po' più duro. Anche il maestro Sergio, tra l'altro, ha una prole dedicata a questa disciplina. Sì, sì, assolutamente, anche Sergio ha due figli che praticano entrambi il jiu-jitsu, e la fidanzata di suo figlio anche, quindi insomma una famiglia. Anche i suoi due figli sono stati nazionali, anche Moreno, che lo vedremo dopo, è arrivato terzo a un campionato del mondo ad Atene. Sì, una grande storia di jiu-jitsu, e poi portata nella in casa, in famiglia, assolutamente. Ok, bravissimi. Bene. Adesso vediamo sul tatami Moreno, appunto, il figlio di Sergio, e Elisabetta, che è la sua fidanzata. Loro, Elisabetta arriva direttamente dal karate, è stata prima cintura nera di karate e ha preso l'anno scorso il primo dan di jiu-jitsu. E ci fa vedere un kata di karate, e poi vedremo più avanti che lo applicheranno. Quindi vedremo poi gli stessi movimenti che stiamo vedendo adesso, poi li vedremo proprio in reale, cioè con un attacco e con questi movimenti la difesa. Vero, il jiu-jitsu, disciplina di affiatamento, di sintonia, sincronia nei movimenti. Caspita! È piccola ma è tosta, Moreno vita dura con Elisabetta. No, no, sono molto affiatati. Come vedete, appunto, i movimenti che avete visto prima adesso li vedete applicati a degli attacchi e quindi a delle difese. Ora sul tatami vediamo Leandro e Cristina. Leandro e Cristina sono degli amici che qualche volta vengono a trovarci in palestra, fanno parte di un'altra palestra, fanno parte della polisportiva Alta Valestura. Sono due ragazzi giovani, Leandro è un terzo dan, un maestro terzo dan, Cristina è una secondo dan. Hanno sempre fatto duo system, Leandro ha fatto anche fighting. E così ci deliziano con questa esibizione di duo system, che è una delle competizioni a livello internazionale oltre al fighting. Anche qui prevede degli attacchi e delle difese, solitamente sono chiamati dagli arbitri, in questo caso niente, fanno la disvizione, quindi vi fanno vedere qualcosa. Intanto siamo vicinissimi alla chiusura della quarta ora della nostra notte magica, che andrà avanti ancora poi con l'esibizione della savate e delle spade luminose. Qui si procede. Aia, cosa sta succedendo qua? Penso di aver già capito. Non è casuale quanto è accaduto, che entrambi vi siete tolti la giacchetta. Adesso
dopo l'esibizione di Leandro e Cri, che intanto ci deliziano con queste tecniche di duo. Grazie. Adesso io e Sergio semplicemente concludiamo con alcune tecniche di difesa reale. L'Associazione Italiana Jiu Jitsu sta portando avanti un discorso di MRA, quindi difesa realistica, e niente, io e Sergio vi facciamo vedere giusto qualche cosina su come può funzionare, tanto per invitare la gente a frequentare corsi di difesa personale, che non è mai male. Allora mi faccio spiegare dai tuoi figli che cosa sta accadendo. È una soddisfazione vedere che si picchiano, perché solitamente lo fanno spesso. Solitamente è il contrario, loro ti guardano mentre ti picchi. Queste cose sono difesa, è difesa reale. Quindi in questo caso un uomo che aggredisce una donna, in questo caso mia mamma. E quindi sono delle tecniche. Io ci penserei due volte la prossima volta. Ho avuto un'infanzia difficile. Mamma mia, veramente. Anche quindi attacchi con armi. In questo caso è importantissimo disarmare l'avversario, neutralizzarlo. Ovviamente queste tecniche vengono appunto adattate per la strada, quindi in palestra non tutti gli atleti di qualsiasi età possono fare queste tecniche qua. Ci sono dei corsi appositi. Caspita, bravissimi Donatella e Sergio. Tutti sul tatami. Riusciamo a fare un velocissimo giro di nomi. E allora, partiamo da Leandro, Cristina, Luca, Mattia, Cristian, Monica, Sonia, Elisabetta, Davide, Dario, Letizia, Samuel, Simone, Laila, Simone, Moreno. E poi i maestri Sergio e Donatella. Procediamo con il saluto. La Tegliese! Un bellissimo applauso. Occhio, occhio, occhio al palco. Bene, siamo arrivati alla penultima esibizione di questa serata. Io ringrazio Vittorio Tonello, che non si sta perdendo un sol secondo di questa notte magica. Vorrei andare avanti ancora per 6 o 7 ore, perché le notti durano tanto in genere, ma noi saremo un pochino più con problemi di sonno, quindi chiuderemo un po' prima. E ora dal jiu-jitsu passiamo ad un'altra affascinante disciplina con forti connotati genovesi, la savate, e chiedo a Piero Picasso, un bel applauso mentre sale sul palco, di raggiungermi. Ma che sportivo, nemmeno le scale. L'Ardita Savate, società che è stata fondata da pochissimo e che questa sera ci propone un altro momento importante. Ieri anch'essa protagonista sul palco di Stelle nello Sport, ieri soltanto per ricevere un premio, soltanto si fa per dire, ma oggi invece impegnati con i vostri atleti a darci una bella dimostrazione di che cos'è questa disciplina. Sì, diciamo che questa sera presenteremo più che la savate, che abbiamo già presentato in altre occasioni. Ci sembrava giusto presentare anche quelle che sono le altre attività che svolgiamo come Ardita. L'Ardita, che è una società, come hai detto giustamente tu, che è nata adesso a novembre del 2012, è in pratica una polisportiva principalmente incentrata sugli sport da combattimento, ma non solo. Da noi si pratica quindi sia il pugilato, la savate ovviamente, che è il nostro sport, diciamo un po' quello che è stato un po' quello che ha originato questa società. Abbiamo poi la box thailandese, la cosiddetta Muay Thai, e questa sera infatti i nostri giovani atleti della Muay Thai faranno vedere al pubblico alcune coreografie, alcune tecniche di combattimento della Muay Thai, che è un'arte marziale, per la verità, decisamente affascinante. Avremo poi, in tema con quello che anche hanno fatto prima
i ragazzi del jiu-jitsu delle tecniche di autodifesa, faremo vedere la cosiddetta savate defense, che in pratica sono tecniche di autodifesa applicate alla savate. Le facciamo vedere una a una, cominciamo. Partiamo prima con la Muay Thai, peraltro poi abbiamo portato la musica proprio tipica, diciamo, thailandese, che accompagna i rituali pre-combattimento e anche gli stessi combattimenti. E allora portiamoci al lato del palco per dare spazio agli atleti, che ti prego di presentarci. Sono due giovani atleti, sono Alessandro Perri e Matteo Gazzo, che sono al momento i nostri due atleti di punta, e mi piace dire anche che a novembre hanno iniziato questa attività e probabilmente già il 9 di giugno ai Fight Games, che si terranno qui a Genova, potrebbero esordire già con il loro primo combattimento. E allora lascio a te il microfono per raccontarci quanto accade. Allora, innanzitutto una breve premessa su quello che è la Muay Thai. La Muay Thai è un'arte marziale e non uno sport da combattimento, come spesso si usa dire, ma è una vera arte marziale che risale a 2500 anni fa, addirittura nata ovviamente in Thailandia. È un'arte che ha dei rituali molto molto particolari. Diciamo che innanzitutto è nata con grandi differenze tra regioni della Thailandia, quindi tecniche di combattimento completamente diverse a seconda della regione. Poi dal 1350 d.C. Le varie regioni hanno deciso di unificare, quindi di rendere omogenea questa tecnica di combattimento, e l'hanno resa praticamente un'arte marziale nazionale. Diverse regioni hanno quindi contribuito con quelle che erano le loro specificità a creare un'unica arte marziale, per esempio la regione di Korat con quelle che erano le tecniche di pugno e di gomitate, oppure quella di Chaya, la regione che invece era specializzata nelle tecniche di con le ginocchiate e i calci, e Lop Buri, che invece era famosa per quelle che erano proprio le tecniche contraddistinte da una grande agilità dei combattenti. La Muay Thai è sicuramente un'arte marziale dove il rapporto tra l'atleta, tra il combattente e il maestro assume dei connotati effettivamente molto molto particolari. C'è quasi una dipendenza tra il maestro e il discepolo, no? Questo mi fa venire in mente il famoso film, non so, del Karate Kid, dove c'è questo rapporto. Ecco, nella Muay Thai è molto 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 spiccato. Quindi c'è anche un rispetto profondo da parte del fighter nei confronti del proprio maestro. Per quanto riguarda i rituali, si parte effettivamente con questa ramuai, questa cosiddetta danza che avete visto nei rituali iniziali. La ramuai era un po' la danza che propiziatoria di quelli che poi erano i combattimenti, quindi serviva agli atleti principalmente per assaggiare il terreno, per scaldarsi ovviamente, e per iniziare anche a quasi intimorire l'avversario. Per quanto riguarda invece le tecniche, vedete che sono tecniche essenzialmente complete, nel senso che sono tecniche di calcio, sono anche, come vedete, delle leve, vi sono gomitate e tecniche ovviamente di pugno. Sono molto particolari anche quelli che sono, diciamo, gli accessori, no, di questi atleti. Vedete i cosiddetti pre-jet, che sono questi lacci che noi comunemente chiamiamo adesso così lacci, che in realtà poi i combattenti thailandesi al loro interno inseriscono anche delle preghiere, dei riti propiziatori, e mentre invece il mongon che avete visto prima, quella specie di copricapo, no, che poi è stato levato da un tecnico perché in realtà gli atleti non lo possono toccare, non lo possono rimuovere dal capo, ecco, quello è in pratica il simbolo della propria palestra. Pensate che se per esempio questi due atleti, Alessandro e Matteo,
tra un mese dovessero combattere, adesso banalizzo, a Bangkok piuttosto che in un'altra zona del mondo, la loro preghiera iniziale che avete visto dovrebbe essere rivolta verso la palestra di nervi dell'ardita, il che a noi può far sorridere, ma in realtà invece è una cosa molto profonda che secondo me ha delle radici, quindi anche di appartenenza, di un senso di appartenenza che in molti altri sport probabilmente non è così sentito. Quindi è uno sport che a mio avviso si colloca forse tra quelli più legati alle tradizioni, ecco, rispetto ai soliti sport, al nostro stesso sport che invece è quello principale, diciamo, che è la savate. Sembra quasi uno sport affettuoso, visto che si abbracciano. Ora ovviamente è una dimostrazione rivolta al pubblico, al rallenti, perché i ragazzi non portano neanche in questo momento le protezioni classiche di quelli che sono gli sport da combattimento, come paradenti piuttosto che conchiglie e quant'altro, quindi è solamente ad uso del pubblico per far vedere le tecniche. Ed è uno sport secondo me anche molto elegante, anche se poi durante i combattimenti assume anche dei contorni abbastanza duri, non è chiaramente che si fanno le carezze, ma direi tutt'altro. Il fatto stesso che si possano usare gomitate e ginocchiate, cosa che in altri sport non sono consentiti, sicuramente ne fa uno sport particolarmente impegnativo, soprattutto nella fase anche di allenamento e di preparazione. Un bel applauso per Matteo e per Alessandro, molto bravi, peraltro alle prime armi, ma già molto 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 bravi. Tanto io ne approfitto per omaggiarti del nostro gagliardetto, che spero ti faccia piacere e che è il simbolo un po' della nostra società. Ora, se no faccio presentazione. Che succede? Che succede adesso? Cambiamo argomento? Sì, ora come vi dicevo, appunto, all'interno delle nostre attività c'è anche un corso di autodifesa, di cosiddetta savate defense, perché, come ho ripetuto anche prima, la nostra è una società che è nata come società di savate, proveniamo più o meno, almeno quantomeno noi titolari della società, da questo sport, e abbiamo quindi istituito questo corso di savate defense, che è un corso proprio di difesa personale da strada, cosiddetta anche savate da strada peraltro, perché coniuga quelle che sono le tipicità della savate, ovvero i calci, i pugni classici di questo sport tipicamente genovese, con leve, prese e proiezioni e quant'altro, quindi tecniche essenzialmente rivolte a fronteggiare quella che può essere un'aggressione sia per una donna che per un uomo indistintamente, cose che purtroppo di questi tempi possono anche accadere. Ecco, adesso qui sul tatami abbiamo quindi innanzitutto i nostri due tecnici, che sono Giancarlo Cilia, che è anche il vicepresidente della società, e Mauro Pagano, che è uno dei nostri responsabili, con Marco Billi e con Daniele. Loro adesso mostreranno quindi delle tecniche che fronteggeranno quindi ipotetiche aggressioni, andranno a simulare quelle che sono quindi le loro reazioni in questo caso. Partiamo con la musica, se così. Questo è il tipico saluto della savate in questo caso, si saluta sia l'avversario che il pubblico che gli arbitri nel caso della savate con questo gesto. Vedete le tipiche tecniche, sono molto essenziali, diciamo che nella savate defense si dà forse poco spazio a quello che può essere anche il gesto più ad effetto, ma come del resto la savate sportiva, dove in effetti non ci sono delle tecniche particolarmente spettacolari, si va molto molto all'essenziale, quindi si cerca comunque di ribattere a quella che è una situazione di pericolo, quindi fronteggiarla nella maniera più efficace. Questa è una diciamo è un'attività che viene utilizzata anche, che viene insegnata anche alle forze dell'ordine, ci sono dei corsi anche particolari proprio rivolti alle forze dell'ordine.
soprattutto nel ponente ligure. Vedete tecniche comunque, cioè attacchi da strangolamento o attacchi comunque con pugno che vengono comunque immediatamente neutralizzati. Savat, quindi uno sport importante per la nostra terra, per Genova, tanti campioni, tanti eventi e soprattutto siete molto legati a quello che è una disciplina di promozione e state facendo un'importante attività per allargare la base non solo voi come ardita ma tutte le società della FISA, che è la federazione che vi racchiude. Sì, diciamo che è già da un po' di tempo che come Savat c'è stato un certo recupero anche da parte di iscritti, un certo incremento di iscrizioni a livello ligure e non solo ligure per la verità. Come comitato ligure di Savat, che racchiude tutte le società della Liguria, delle quali sono da un paio d'anni responsabile, abbiamo fatto diverse attività promozionali, non ultima quella di domani dalle 9.30 sino più o meno alle 20, proprio qui nell'area del Porto Antico, grazie a te, a Michele, a tutta l'organizzazione, avremo uno stand dove si alterneranno le diverse società a coppie e dove verranno fatte delle prove gratuite di Savat ai ragazzi, alle persone anche più grandi piuttosto che ai bambini, dove faremo vedere quelle che sono le tecniche della Savat e dove quindi promuoveremo il nostro sport. Sicuramente sarà una, sperando chiaramente nell'aspetto meteorologico, sarà una gran bella giornata di divertimento. Lì avrete anche la possibilità eventualmente di conoscere tutti gli indirizzi, i recapiti di tutte le società di Savat in Liguria. Una Savat che sta dando dei grossi risultati, come ho detto ieri, come ardita siamo in questo momento anche orgogliosi con il tecnico Cilia, che è il nostro tecnico di Savat, che adesso porterà ai mondiali per esempio il nostro atleta Picasso Nicola a luglio in Serbia come juniores, e quindi per noi rappresentare comunque la Liguria, l'Italia con un giovane atleta per noi è motivo di grande soddisfazione. Direi che da questo punto di vista la Savat sta crescendo ed è un recuperare quella che è una risorsa secondo me della nostra regione, perché in fondo appartiene alla storia della Liguria. Ma tu sei solo la voce narrante o anche un praticante? Ma se io fossi un praticante sarei veramente una pubblicità pessima per la Savat. No, l'ho praticata, la pratico, l'ho sempre praticata in maniera molto molto amatoriale. Mi piace, questo sicuramente. Diciamo che per fortuna mio figlio non ha preso da me, ecco, diciamo che è molto più bravo, quindi va bene così. Comunque è uno sport che io vedo anche nella nostra palestra, ci sono persone dalla mia età, quindi insomma oltre i 50, a ragazzini invece di 9-10 anni, quindi è uno sport secondo me adatto a tutti. Ovviamente il ragazzo giovane lo può fare a certi livelli, la persona già di una certa età lo fa più che altro per tenersi in forma o per conoscere quelle tecniche di difesa che tutto sommato, come dicevo prima, oggi possono essere purtroppo anche importanti. Io farei anche un applauso ai nostri atleti e tecnici. Adesso vediamo attacchi anche con, diciamo, corpi contundenti, quindi con il classico bastone piuttosto che con un manganello, o poi vedremo anche col coltello. Adesso si stanno fronteggiando i nostri due tecnici, Mauro Pagano e Giancarlo Cilia, che come dicevo, oltre a tecnico della Savat, lo è anche con la Savat Defense. Mauro Pagano è il responsabile del corso. Sono due grandi appassionati, oltre che molto competenti. Ecco, vedete che da un attacco che, diciamo, per una persona magari non preparata potrebbe essere un attacco letale, in realtà poi con queste tecniche diventano attacchi, non dico facilmente neutralizzabili, perché chiaramente il facilmente no, non è il caso, però sicuramente possono essere neutralizzati. Ed il bello di queste tecniche è che non ci vogliono delle persone con dei fisici pazzeschi, perché queste tecniche possono andare benissimo anche per ragazze, per signore o comunque anche per uomini che non abbiano dei fisici prestanti.
perché chiaramente sfruttano sovente anche quello che è l'attacco dell'avversario, perché poi è un po' una dinamica abbastanza comune in tutti questi tipi di sport, non è che ovviamente solo nella Savate Defense. Anche col coltello vedete queste tecniche che sono molto efficaci. Noi comunque come Ardita siamo a Nervi a Capolungo, e quindi se qualcuno avesse voglia poi di venirci a trovare non può che farci piacere. Ottime capacità anche nel destreggiarsi con il coltello, bisogna dire bravi a tutti i ragazzi dell'Ardita. Li presentiamo. Venite anche voi, presentiamo tutti, faccio io un veloce giro di nomi. Alessandro. Matteo. Giancarlo. Daniele. Marco. Mauro. Che con il presidente Piero Picasso formano l'agguerrito gruppo dell'Ardita Savate. Facciamo salire anche tuo figlio Nicola. Un bel applauso per l'Ardita Savate. Ultimi 10 minuti di Notte Magica dello Sport. Io ringrazio Piero Picasso e tutta la società dell'Ardita Savate. Abbiamo ancora qualcosa? Ah, siamo a posto, benissimo. Allora, giusto, il saluto. Perfetto. Abbiamo gli ultimi 10 minuti di Notte Magica dello Sport. Possiamo tenere ancora la base? Benissimo, grazie maestro Sergio della Tegliese. Io li togliamo? Allora li togliamo perché giustamente i ragazzi della Light Saber Combat Academy ci tengono a gareggiare senza. Io chiamo i due Andrea intanto perché ci spieghino qualcosa. Man mano che viene tolta la copertura del tatami a tempi record. Pensate che io pensavo potesse pure farvi piacere avere il tatami sotto. Ma con le scarpe non è il massimo. Non è il massimo con le scarpe. Andrea ci vengono a parlare di questa disciplina, le spade luminose, così conosciuta, che illumineranno la notte magica nella sua fase conclusiva. Io ringrazio ancora intanto gli amici della Tegliese per averci messo a disposizione il tatami. Portiamoci al centro. Dicevo, spade luminose di questa attività che portate avanti come Light Saber Combat Academy. Esatto, è una disciplina nata da un sogno, fondamentalmente, perché chiunque abbia visto Guerre Stellari ha pensato, ma chissà come deve essere una spada laser usata in combattimento. E i nostri fondatori, che provenivano tutti quanti comunque da discipline marziali, hanno codificato gli stili di combattimento Jedi e Sith che si trovano nella letteratura e nei film di Guerre Stellari e hanno quindi organizzato, appunto codificato i 7 stili in modo da poter essere usati ovviamente in sicurezza, fondamentalmente per divertirsi. E allora, non vogliamo perdere neppure un attimo, ci spostiamo, da che parte è meglio metterci per... Ci spostiamo noi così permettiamo a loro di intervenire e di farci vedere tutto quanto di bello hanno preparato per noi. Facciamo spazio, sono tantissimi. Un bel applauso intanto per questi ragazzi. Associazione Ludo Sport Light Saber Combat Academy. Wow. Sì, la lezione anche la dimostrazione inizia con un saluto in cui gli allievi si presentano tra loro praticamente e danno il via all'esibizione in questo caso. Successivamente abbiamo un ripasso delle tecniche, questa lezione, e qui anche facciamo vedere le tecniche base del primo stile. Ora sono delle parate. Ero già pronto a fare un passo indietro. Più di tanto non possiamo comunque.
le ultime due erano parate conclusive che servono per concludere un combattimento. Ora sono attacchi. Davvero non potevamo chiudere in maniera migliore illuminando questa notte magica dello sport, grazie agli amici della Light Saber Combat Academy, un'associazione che quando è nata? È nata alla fine del 2006 a Milano, appunto grazie alla felice intuizione di tre amici, e adesso a distanza di quasi 7 anni abbiamo quasi 200 iscritti in tutta Italia. Sono proprio vicino, nel cuore del combattimento, bellissimo. Adesso questa qui è una, quella che noi chiamiamo vasca di prima legatura, è una parte della normale lezione, in cui si portano gli attacchi bassi e alti e le corrispettive parate. Dov'è che operate? Noi qua a Genova siamo al Pala Auxilium, che tutti conoscono, suppongo, in via Cagliari. Facciamo due serate alla settimana per due diversi corsi. Uno un pochino più, come dire, diciamo un pochino più avanzato perché hanno iniziato prima, e uno invece più recente che ha iniziato dopo Pasqua. E, insomma, dovremmo ampliare ulteriormente l'offerta. Abbiamo comunque 8 sedi al momento, 8 sedi in tutta Italia, e siamo in espansione, siamo al momento a Milano, a Torino, a Vercelli, Ravenna, Pesaro, Roma, e Varese e Genova, e stiamo per aprire a Padova e con un po' di fortuna a Cuneo. Ah, bene, bene. Ma Spade Luminose, questa disciplina in realtà in quale paese è nata? Qui. Ah, proprio qui? Cioè, la codificazione degli stili è completamente made in Italy. Nel mondo ci sono altre, ovviamente, altre realtà che hanno, diciamo, tentato la stessa strada in modo differente dal nostro, ma nel nostro modo siamo i primi e per il momento gli unici. Perché il nostro comunque non è coreografia, cioè non è cosplay o cose del genere, noi facciamo proprio combattimento per divertirci. Adesso stiamo facendo vedere alcuni combattimenti preparati per a scopo di dimostrazione di quelle che sono le tecniche nostre d'accademia. E però, finita questa parte di esibizione, faremo dei combattimenti assolutamente liberi, in cui ogni combattente farà vedere, userà le tecniche che spero abbiano imparato. E tra poco vedremo all'opera anche te. Eh sì. Una staffetta Andrea. Sì, quando entro io poi mi sostituirà lui. Adesso stiamo vedendo tutte quante tecniche del primo stile, che si chiama Shicho, e sono tecniche, ed è uno stile fatto per soprattutto per difesa, perché non è eccessivamente aggressivo, ma è riflessivo, perché comunque non è uno stile passivo come si può vedere, perché prevede appunto attacchi, difese, e comunque il contatto c'è, ci sono delle regole per quanto riguarda il contatto, dei punti che valgono come colpi, tra virgolette, non letali, dei colpi che valgono come conclusivi per quanto riguarda la fine dell'incontro. Una curiosità, la scelta dei colori delle spade luminose è puramente casuale oppure c'è un perché in ciascuno di voi? Beh, dunque, come allievi si prevede di usare soltanto spade blu, con poi la possibilità, una volta passato l'esame da Jedi, perché ovviamente ci siamo attenuti a tutta una serie di
cose che pur di fantasia sono, sono divertenti. Una volta passato l'esame da Jedi si può scegliere il colore. Ah. O da Sith. Jedi. In questo Sith. Caso abbiamo preferito fare in modo che i combattenti avessero spade diverse anche per una questione di spettacolo. Sì, effettivamente qualcuno avrà rinunciato al proprio credo per questa esibizione, quindi possiamo vedere spade luminose con colori diversi qui sul palco della sala grecale confrontarsi. Quindi tra poco passeremo il microfono all'altro Andrea, mentre l'Andrea che ci ha tenuto compagnia sino adesso ci mostrerà le sue abilità in questa dimostrazione. Andrea, che di nome di battaglia fa Taranis, adesso andrà a presentare... Ah, bellissimo, ci sono anche i nomi di battaglia. Assolutamente sì, infatti poi noi alla fine ci presenteremo con quelli. Con quelli, ovviamente. Lui va a eseguire una serie di tecniche che non sono solo del primo stile, ma anche del secondo e del terzo stile, il Makashi e il Soresu. Scusa che tiro il tappeto. Tiriamo il tappeto. Makashi e Soresu? Makashi e Soresu. Tanto per capirci, per chi è familiare con la saga, il Makashi è lo stile con cui combatteva il Conte Dooku nella nuova saga, mentre il Soresu è lo stile di cui Obi-Wan era sicuramente il maestro più... Obi-Wan Kenobi. Esattamente, sì. Adesso questo, ad esempio, sono guardie parate di Soresu. In particolare questa è la guardia stretta del Soresu. Ecco, ricordiamo dove siete ancora una volta e come si può fare per mettersi in contatto con voi. Meg, fai... La terza? Adesso gli allievi mostreranno una serie di tecniche in cui una delle due persone è disarmata e sottrae l'arma all'avversario. Ah, interessante, vediamo come. Su un laterale destro l'allieva esercita una leva sull'avambraccio e facendo girare con un movimento del corpo lo spodesta sostanzialmente, anche a colpire, colpendolo pure, benissimo. Adesso invece Andrea e il suo fratello Ruggero, che di nome fa Darth Modificus, ci Modificus contro, ricordiamo, Andrea contro Taranis, adesso ci mostreranno alcune tecniche di disarmo. In particolare questa è la seconda armonica che si esegue su un fendente, cioè su un colpo alto. Adesso questa è la prima armonica, sempre su un fendente, ma con un meccanismo diverso di disarmo. Nella seconda c'era un accompagnamento per terra, nella prima c'è un'esplosione delle braccia che allontana la quarta. Modificus insiste. Modificus insiste. Adesso questa è la quarta armonica, si esegue su un laterale sinistro. Praticamente l'allievo entra nella misura di chi porta il colpo e gli ritorce sempre con una leva la spada verso di lui, portando un colpo fatale. Liberi. Siamo liberi? Eccoli qui. Questi sono sempre, allora, Lothar dall'altra parte e è sempre Darth Modificus. Di spalle non avevi riconosciuto? No. Allora, gli avevo eseguito una spazzata e poi un laterale destro con cui è andato in O. Si dice in O perché è un colpo nelle zone prese come bersaglio dalla disciplina. Noi cerchiamo di portare un colpo al di sopra del ginocchio e al di sopra del gomito. Questi sono colpi O, cioè portano alla conclusione del combattimento. Ecco, no? Sì. Invece i colpi sull'estremità si chiamano I, l'allievo lo deve dichiarare interrompendo eventualmente l'azione offensiva. È chiaro che nel torneo, ovviamente noi insegniamo agli allievi a dichiarare i colpi correttamente, in torneo ci sono gli arbitri, ci sono le telecamere, perché quando i livelli diventano molto elevati, ovviamente anche la velocità diventa talmente elevata che per gli arbitri stessi spesso è difficile. Ecco, quindi è punto quando si colpisce? È punto quando si colpisce in O, cioè il torace, la schiena, oppure la parte alta della gamba, la parte alta del braccio e anche la parte superiore della testa. I colpi che sono portati alla testa sono portati regolarmente in sicurezza solo qua sopra sul cranio per non risultare pericolosi, diciamo. Quindi non si portano colpi al viso di nessun tipo. Adesso Taranis combatte contro Ripken, la guardia che sta assumendo è la guardia lunga del Soresu, cioè del terzo stile, mentre Ripken combatte usando lo Shichō, che è la tecnica di base che insegniamo a tutti gli allievi. Ripken è già Padawan, ovvero
cosa che è denotata da quella cintura marrone, ovvero è uno degli allievi più esperti che già dimostra una certa padronanza della tecnica e soprattutto, diciamo, una aderenza ai valori etici di Ludosport, di crescita agonistica in amicizia di tutti quanti gli allievi. Prima mi hai chiesto come si fa a partecipare, dove siamo giustamente. Allora, noi siamo al Palo Auxilium in via Cagliari, dove ci alleniamo tutti i giovedì e i venerdì sera. Ci sono due clan, uno, perché clan è il nome che diamo alla classe, diciamo, il clan della Stella Polare, che è quello dei più anziani, si allena il venerdì sera, e il giovedì c'è un gruppo di ragazzi che ha appena iniziato. Adesso ovviamente a fine stagione ci sarà un rimescolamento, perché a settembre riprendono i corsi. Chi volesse partecipare, la cosa da fare, diciamo, è o telefonare al numero indicato sul volantino che abbiamo distribuito oggi, oppure mandare una mail a genova@ludosport.net, dove risponderò io e gli spiegherò come venire a fare una lezione di prova, che ovviamente è assolutamente gratuita. Noi gli diamo tutta l'attrezzatura, lui deve solo venire vestito ginnicamente e basta. Adesso stanno combattendo Taranis con la tecnica del Makashi e Meg Wanme con la tecnica dello Shichou. Il Makashi è una tecnica, come si vede, riprende molti elementi, ad esempio della spada e della sciabola occidentale. Il vostro gruppo è nato nel 2006, giusto? Lo sport nasce nel 2007 come associazione sportiva dilettantistica, anche se era iniziato un po' prima l'attività, mentre a Genova abbiamo iniziato l'attività nel 2012, quando, diciamo, tre Andrea si sono incontrati e hanno deciso di intraprendere anche loro la strada di questa disciplina e di aprire una palestra. Fortunatamente abbiamo trovato un'ottima sede nel Palo Auxilium, con cui è nato un bellissimo rapporto e una bella collaborazione. L'allievo che sta combattendo adesso qua con la spada rossa, Radagast, è il nostro allievo più giovane, ha 14 anni, ma dimostra una maturità che non è della sua età. A che età si comincia? Allora, in teoria la scherma con la spada luminosa si può iniziare anche a 6 anni. Tuttavia l'unico corso per bambini attivo in Italia al momento è a Milano. Ma non escludiamo, se ci fosse sufficiente domanda, di farne uno anche noi. Il corso per adulti si può iniziare a seguire dai 13 ai 14 ai 15 anni, a seconda del livello di maturità dell'allievo. Ancora una sfida? L'allievo che è entrato con la spada blu e fare provocatorio è un altro dei nostri allievi più anziani. Che si chiama? È un padawan anche noi, si chiama Ardiken e adesso sta combattendo contro Rix. Entrambi usano le tecniche dello Shichou. Lo sta incalzando verso il bordo dell'arena. Bravissimi, facciamo il saluto. Beh, prima voglio sapere sia i nomi in codice che i nomi che vi siete dimenticati, che non usate più. Allora, sono Andrea de Rannos. Ruggero Darth Modificus. Meg Wanme. Viviana Elerwen. Andrea Riudan. Mattia Rix. Matteo Katsumoto. Fabio Ardiken. Fabrizio Lothar. Riccardo Ripken. Simone Radagast. Andrea Taranis. E allora procediamo con il saluto. Ludo Sport Light Saber Combat Academy, che chiude in maniera luminosa la notte magica dello sport. E chiudiamo quindi così la notte magica dello sport, la seconda delle tre giornate di sport del Porto Antico. Non finisce qui, nel senso che adesso potete andare tutti a riposare, ma domani mattina vi aspettiamo al Porto Antico con un'altra giornata ricca di esibizioni e di eventi, che terminerà soltanto a sera con il super palco di Stelle nello Sport, che idea, pronto a essere calcato da nuovi campioncini, da tantissimi atleti di tante discipline. Grazie a tutti.